Buonasera a tutti, buon giovedì. Forza, vi aspetto. Oggi è una bellissima giornata e io sono in compagnia dei ragazzi fantastici. Sono tanti e io sono molto, molto felice di intervistarli. Già vedo qualcuno collegato. Vi ricordo sempre di mettere mi piace alle pagine, di condividere. Anzi, ricordo anche ai miei ospiti di condividere in questo istante affinché tutti i loro fan possano seguire la diretta di oggi. Allora, buonasera, grazie per i vostri commenti che sono arrivati, arrivano tutti i giorni, tutte le sere, i vostri messaggi, i vostri disegni, i vostri pensieri riguardo in viaggio con Olivia, grazie mille. Allora, se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa inizialmente, vuole salutare, così faccio tipo posta di Sonia. Altrimenti vado direttamente a introdurvi gli ospiti di oggi. Gli ospiti di oggi sono persone pazzesche, sono giovani, alcuni arrivano direttamente, in questo momento sono in America, e insomma, per me è importante presentarveli in quanto riassumono il senso, il significato del viaggiatore, del viaggio a 360 gradi. Sono un gruppo di amici nato nel 2013, ovviamente loro erano amici da prima, comunque poi ne parleremo. Nel 2013 hanno creato i Goodfellas Travel Team, un gruppo di ragazzi che con le loro forze sono riusciti a arrivare in posti in cui non solitamente si arriva, e tutto questo per beneficenza, donando tutto quello che erano riusciti ad ottenere. Ciao Valentina, ciao. Vale, come stai? Tutto bene? Facendo anche migliaia di chilometri con dei mezzi, diciamo, di emergenza, tra treni, pulmini e tutto questo sempre per beneficenza. Allora, io quindi bando alle ciance, vi presento subito il team dei Goodfellas e entriamo subito con loro nel mondo del turismo, ma un turismo completamente diverso. Eccoci un attimo, ecco ragazzi, Marco e Ciao. Federico, togliete il muto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ragazzi, Ciao. grazie mille per il vostro tempo. Oggi è veramente una puntata speciale. Parliamo di viaggi, in viaggio con Olivia parla, è nata per parlare di viaggi, ma voi diciamo siete degli innovatori del viaggio. Allora voglio subito sapere da Laura come è nato e perché è nato il Goodfellas Travel Team. Allora, ciao, ciao Olivia, ciao a tutti chi ci segue, grazie per averci invitato a questa chiacchierata. E il Goodfellas Travel Team nasce da un'idea abbastanza folle, nata, se non ricordo male, più che altro da Cristiano e Nello, sono le anime vere di questo progetto. Eravamo nel 2013, a fine carriera universitaria, un po' tutti amici, quasi tutti toscani. Ecco Massimo. Massimo, Buona tradizione, Goodfellas, sono arrivato in ritardo. benissimo, benissimo. Avete condiviso sulla pagina, ragazzi? Certo. Fatto, Vai Laura, scusami, dicevi. fatto. E nel 2013 abbiamo avuto questa idea, eravamo a fine carriera universitaria, tutti appassionati di viaggi, ma viaggi un po' più alternativi, comunque avventurosi, diciamo, senza prenotare. E abbiamo scoperto questo, però volevamo al contempo essere utili viaggiando. Abbiamo scoperto questa iniziativa, si chiama Mongolia Charity Rally, che è un viaggio pazzo che si svolge via terra, partendo da dove vuoi, portando un mezzo di sussistenza, un mezzo utile in Mongolia fino a Ulan Bator. È un viaggio che viene organizzato da una ONG inglese, si chiama Go Help, che aiuta le popolazioni, porta mezzi di emergenza come ambulanze, pulmini in zone del terzo mondo, in questo caso in Asia centrale, e aiuta anche ovviamente le zone più rurali, ad esempio, quindi che hanno un po' problemi anche per l'educazione, queste cose così.
ci siamo iscritti ed era molto semplice. La cosa che ci è piaciuta di questo progetto era che bastava iscriversi pagando 1.000 sterline di iscrizione, 1.000 sterline che sarebbero andate direttamente totalmente in beneficenza, e poi semplicemente organizzarsi da sé, scegliendo il mezzo, scegliendo l'itinerario, che questa era una cosa molto importante per noi, e poi per il resto siamo stati lasciati totalmente alla nostra fantasia, alla nostra follia. Abbiamo scelto un itinerario che attraversasse 13 stati, l'Asia centrale, proprio la via della seta abbiamo fatto in tutto e per tutto, tutti gli stan, e la cosa bella è che non avevamo nemmeno limiti di tempo, quindi abbiamo scelto di stare fuori 1 mese e mezzo, quindi potendo anche, avendo la possibilità di visitare e godere veramente appieno dei paesi che abbiamo attraversato. Abbiamo scelto di stare ad esempio 10 giorni in Iran, perché era un paese che ci affascinava tutti, e abbiamo comprato un pulmino. Questo perché era ovviamente il mezzo che abbiamo scelto, un Ford Transit, che poi è stato rinominato Ariosto, il pulmino più tosto, per tutto il viaggio. Un Ford Transit che abbiamo messo a punto, l'abbiamo riempito di adesivi con gli sponsor, perché ovviamente tutto questo è nato per creare proprio una rete di donazioni, di charity, che andasse appunto a GoHelp e a un'altra onlus che abbiamo scelto noi a suo tempo, una onlus che opera in Zambia, una onlus qua di locale, si chiama Gli Occhi della Speranza. E per tutto questo, insomma, ci siamo messi al lavoro, abbiamo creato un logo, abbiamo stampato magliette, c'era Massimo, una maglietta indosso, si vede qual è il nostro logo. Grande Massimo. Sì. Bravo, l'ha indossata, a me non mi sta. Bravo Massimo. E abbiamo creato il logo, fatto magliette, quindi vendendo le magliette raccoglievamo donazioni, il vino avevamo. Con il logo Goodfellas, abbiamo fatto iniziative, ci siamo fatti conoscere nella città di Federico, a Mirandola, in un'iniziativa durante una partita di basket, insomma, parlando un po' del progetto. E alla fine di tutto, ovviamente, i soldi che siamo riusciti ad ottenere tramite le donazioni di amici e non solo, ovviamente, anche delle persone che ci hanno conosciuto, siamo riusciti a raccogliere 15.000 euro. Tanti, tanti. È stata ovviamente una cosa totalmente inaspettata e bellissima, che sono serviti ovviamente sia per donare direttamente alle onlus che avevamo scelto, ma ovviamente anche per preparare Ariosto al meglio, perché comprarlo e metterlo soprattutto a punto, che fosse certo, pronto per le strade, che strade non erano, dato che poi è famosa, insomma, si dice che arrivare fino in Mongolia in macchina comunque un'impresa veramente, perché le strade sono molto difficili, non ci sono strade, e quindi c'era bisogno di un pulmino veramente pronto. E questo è un po'. 45 giorni. Allora, scusami Laura, innanzitutto saluto tutte le persone che ci seguono, sono tante, ciao Massimo, ciao Silvio, Maurizio, ciao a tutti, ciao Alfredo. Poi ci sono anche altre persone che stanno soltanto guardando e non commentano. Vi chiedo di commentate, fate domande ai nostri ragazzi, ai Goodfellas. Allora, la cosa pazzesca è che voi avete fatto con un pulmino che poi avete sistemato, come detto, 16.000 chilometri, passando per 13 stati, dormendo in situazioni, diciamo, alla bella e meglio, possiamo dirlo. Sempre. Sì, sì. Allora, ci chiedono subito, chi è che ha guidato? Tutti. Eravamo in 8, 2 donne, 6 uomini, abbiamo guidato sempre tutti a chi meglio, esatto, chi peggio, però tutti. Allora, senti, volevo chiedere a Cristiano, come avete dormito a proposito di questo? Da Dio. Tipo... no, vabbè, all'inizio... Quando eravamo un po' più nella civilizzazione, ci siamo fermati in ostelli, strutture che si trovavano per il cammino. Poi pian piano, quando il paesaggio si è aperto, abbiamo iniziato ad essere in zone desertiche, selvagge, montagne, così abbiamo iniziato ad accamparci sempre. Mm. E ci siamo accampati in delle zone tipo fuori di testa, soprattutto lì nel Kirghizistan, tipo in montagne a 3.000 metri, circondati da montagne che erano 6-7.000 metri. Sì. La vera svolta dopo il Kirghizistan. Dici, esatto, Federico, sì. Dici. No, la vera svolta
entrati in Kirghizistan, abbiamo adottato camping praticamente un giorno sì, sì e l'altro pure. Siamo accampati in delle zone che veramente tipo, veramente da cartolina, cioè c'eravamo solo noi per non so quanti chilometri, tipo mamma bellissimo. Mia. Domanda, ma voi non avevate paura, scusate? No, da, escluso un paio di episodi particolari, no, siamo stati sempre abbastanza tranquilli. Vabbè, sicuramente però... anche il fatto di essere in otto aiutava, perché sicuramente le debolezze di uno poi dopo sono un po' aiutate dal coraggio, oppure dall'aver vissuto quella situazione in altri casi dall'altro, quindi sì, diciamo che ci compensavamo bene sia gli eccessi di paura che gli eccessi, diciamo, di entusiasmo. Anche perché, tipo, se eravamo in zone desertiche non c'era niente, quindi nemmeno niente da aver paura. Se eravamo in zone popolate, cioè piene di persone, davamo talmente nell'occhio questo furgone pieno di adesivi, di robe, con le magliette tutte uguali, tipo, davamo talmente nell'occhio, attiravamo talmente tanto l'attenzione di tutti che non poteva essere una cosa pericolosa. Erano tutti curiosissimi, venivano a chiedere, a farsi le foto con noi, quindi non era mai pericoloso, era divertente, però pericoloso. Ok, bene. Aspetta che chiedo a Federico se si può demutare, perché sennò non può parlare. Vabbè, è una proposta anche va bene, ok, allora, mi demuto subito, okay. Grazie. Allora, vi chiedo, capito, denudare. Denudare, va bene. Ascolta, ti chiedono il bagno, la doccia, questo stato di emergenza umana, come avete risolto? Cosa? Il bagno e la doccia. Esatto. Mai fatto il bagno. No, non è vero. Ma noi ragazzi ci siamo anche arrangiati, anzi, in questa vita un po', come dire, stile preistoria, magari ci è anche pur piaciuta. Dovresti fare la domanda a Laura, forse sono più le ragazze quelle più in difficoltà in questa situazione, ma se la sono cavate molto bene. Sì, devo dire, c'è stato un record abbastanza di giorni, se lo ricordo, quando ci siamo avvicinati al nulla, alla Mongolia, che ovviamente non c'erano bagni pubblici nemmeno, niente. Avevamo delle taniche fatte ovviamente ad hoc, nel pulmino, ma niente di eccezionale. Poi il clima era molto molto secco, c'era tanta polvere, però non nemmeno si sudava tanto, però c'è stato un lungo periodo, se non ricordo male, si aggira intorno ai 10 giorni, che quando trovavamo delle terme sperse nel nulla, insomma... lì quando farci un bel bagno fu una liberazione. Immagino. Senti, se posso intervenire in questo argomento, certo. Gli altri saranno appassionati di tutto questo. La parte che secondo me è più buffa è che quando siamo arrivati in Mongolia è deserto, e nel deserto non ci sono alberi. Quindi se in altri contesti uno dice vabbè, mettete un albero e inizio a farci i miei bisogni, quando non c'è nessun albero cosa fai? Allora prendi l'ombrello e vai più lontano possibile, perché il più lontano possibile, se è tutto deserto, non è che fare chilometri e chilometri. E quindi prendi l'ombrello, ti metti abbastanza lontano, che è comunque di fronte agli altri, e niente, fai finta che l'ombrello sia enorme e stai da solo. quindi, e poi alla fine, gli ultimi giorni, non andavamo neanche troppo lontano. Certo. Allora, quindi dicevamo che voi siete arrivati in Mongolia, incredibile questa cosa, questo pulmino molto hippie, e una volta lì avete donato questo pulmino. Esatto. Sì. L'avete donato, e loro che cosa ne hanno fatto? Ma senti, tipo l'organizzazione lì stava gestendo, tra le altre cose, immagino... però è quello che abbiamo visitato noi, stava gestendo tipo un orfanotrofio, non mi ricordo esattamente com'era il dettaglio, però c'era erano delle fabbriche, delle cave di qualcosa lì intorno a Ulan Bator, i cui dipendenti avevano, insomma... Aspetta. O si erano esauriti le cave. Abbiamo visitato un orfanotrofio e il pulmino sarebbe andato a servire a loro, insomma.
qualche modo. Ok. Dettagli, non me li... Trasporto di bambini, un pulmino. Esatto. È diventato un pulmino per aiutare. Il discorso più lungo, ma poi in realtà non mi ricordo proprio. Io ho parlato con Laura e mi ha raccontato che comunque siete stati anche ospitati da qualcuno, in qualche casa? Spesso, molto un spesso. Un po' tipo Pechino Express, ecco, per dirlo, che tutti quanti conosceranno il Pechino Express, un po' avanguardisti di questo programma. Assolutamente, io sì, sono una grande fan di Pechino Express. Assolutamente, eravamo spaziatissimi, cioè proprio eravamo arrivati a un punto che... Solo che in otto, farsi ospitare in otto non è proprio così scontato, però, ma sin dall'inizio, dalle case alle ger, che sono le tipiche, le yurte, diciamo, mongole, ci siamo fatti ospitare spessissimo. È sempre stato, è il modo anche più bello per entrare in contatto veramente con la cultura, con le popolazioni locali, perché anche se non ti capisci assolutamente, poi... aprono le loro porte, le loro tende, ti offrono di tutto, e quindi la parte delle essere ospitate è stata una delle più belle, sicuramente. E anche la parte, diciamo, più imprevedibile del viaggio, no? Che ti rende, ti lascia un po' con la suspense fino alla fine. A riguardo, stavamo guidando, eravamo in Romania, io ero alla guida, era veramente tardi, erano le 11, mezzanotte, avevamo guidato per molto e appunto ci dovevamo fermare perché non era più possibile guidare, e così totalmente improvvisata abbiamo visto appunto un cartello che indicava un bullying, una X così spersa in mezzo a niente. Abbiamo detto: perché non fare una partita di bullying a mezzanotte nel mezzo a niente in Romania? E quindi siamo andati e abbiamo fatto la nostra partita bowling, abbiamo bevuto birra. Non è che ci preoccupassimo più di tanto di dove andare a dormire dopo, ma sapevamo sotto sotto che qualcosa sarebbe successo. E appunto, casinisti come sempre, veniamo notati e veniamo appunto, una persona ci viene incontro parlandoci in italiano, e appunto era un... appunto una persona del locale del posto che però lavorava in Italia ed era in quel momento appunto a casa sua, e niente, è stata una cosa incredibile. Ci ha chiamato a casa, noi eravamo in otto, ha svegliato la moglie di notte, gli ha detto: prepara da mangiare a questi ragazzi che sono affamati, e si fermano a dormire da noi. E ci hanno aperto le porte di casa, mega cena, e abbiamo dormito benissimo. Non pago di tutta questa ospitalità. La mattina ci ha portato a fare colazione e ci ha offerto, diciamo, salsicce e birra fino a quando non eravamo tutti ubriachi e sazi alla morte. Aspetta, anche la sera prima era finita tipo alle 4 di notte a fare esatto. Gin tonic, quella roba del genere. Ti credo. Allora, prima di passare a parlare dell'India, che invece è stata magari diversa perché avete viaggiato soltanto con i treni ed è stata una bella, molto tosta, vi chiedo due cose. Innanzitutto, ci chiedono che cosa vi è rimasto di questa esperienza. Vai, Federico. Ma tanti, tantissimi aneddoti che... Dai, uno, il più simpatico o il più drammatico, scegli tu. Non lo so, adesso stavo pensando a quello che ha detto Massimo praticamente delle situazioni in cui, non sapendo dove dormire, ci sono capitate la qualunque, e quindi ne ho pescato un'altra dalla mia memoria quando eravamo dispersi in Russia, e anche lì in una situazione incredibile, imprevedibile, abbiamo incontrato della gente che ci ha ospitato, ma ancora non ne sappiamo il motivo. Ma per esempio, situazioni che ci rimangono nel cuore e ci rimarranno sempre, come quando Massimo e Cristiano, l'ultima sera di Massi, che purtroppo ci ha lasciato un po' prima, hanno deciso di sfidare a bottigliate di vodka, ma non fisiche, più che altro per alzare i gomiti, delle persone locali. Eravamo in Uzbekistan e, a dirla incredibilmente, hanno pure vinto contro della gente che pure dovrebbe essere geneticamente molto, diciamo, modificata. No, esatto, cioè ben allenata. Soprattutto io non me lo ricordo.
Gente, non se lo ricordo ovviamente, ma noi che eravamo, che chiaramente anche noi eravamo un po' brilli, però meno, cercavamo di tenere d'occhio la situazione, è una cosa che non andrà più via, insomma, gli ultimi giorni a San Marcanda, nei mausolei dove abbiamo fatto queste foto, io tra l'altro ci sono ritornato qualche mese fa e la prima cosa che mi è venuta in mente è quando eravamo tutti insieme, in gruppo, felici, spazierati, e forse sono cose che non torneranno più, però è stata una cosa incredibile, delle emozioni che solo un gruppo ti lascia e un viaggio del genere ti può lasciare. Indelebili, non verranno mai via. Beh, soprattutto perché sono d'accordo, soprattutto perché poi eravate mossi non soltanto dall'amicizia, dalla voglia di viaggiare, senza dubbio, ma proprio per un obiettivo, per una causa stranobile. E quindi... Sì, devo dire che l'obiettivo comunque ha unito, amalgamare il gruppo, no? Io per esempio non conoscevo i ragazzi prima di partire per il viaggio. Mi sono trovato un giorno prima di partire ad Arezzo e ho detto, boh, allora che si fa? Andiamo. Boh, più o meno è stato questo, ovviamente, la situazione. Però eravamo tutti uniti da questo spirito, dalla voglia di viaggiare, e noi, l'obiettivo finale era raggiungere la Mongolia e consegnare il pulmino, i soldi, tutto quanto avevamo. Ma nel viaggio la cosa che ci premeva di più era più che altro approfondire il luogo, le persone, e devo dire che in questo modo è stato una cosa quasi infallibile, siamo veramente andati a fondo conoscendo un sacco di persone in ogni luogo, abbiamo approfondito le culture più variegate da qui alla Mongolia ed è stato bellissimo. È quello che serve il viaggio. Allora passiamo invece all'altro viaggio, quello che avete fatto nel 2016 in India. Chi ne vuole parlare? Perché so che è stato più drammatico invece. Fede? No, io mi astengo. Tutti tranne Fede. Io devo astenermi. Oppure Nello, poverino. Ah, vabbè, certo. Che non inizio io. Allora, Massimo, avvicinati un po' così ti vediamo che stai un po' in ombra. Sì, sì. Sei bellissimo. Mi vedete meglio? Sì, okay. Meglio. Sì, bene, la voglia di viaggiare di sicuro non si era spenta dopo la prima esperienza a Goodfellas e quindi, diciamo, anche lì sempre cercando di unire l'utile al dilettevole, c'è stato il felice evento del matrimonio dei due dei membri dei Goodfellas, Daniele e Lucia, che hanno deciso di condividere la loro luna di miele con noi e quindi abbiamo organizzato questo viaggio tutti insieme. La destinazione era diversa, era l'India, però diciamo l'intenzione era la stessa, quindi viaggiare sempre in maniera molto frugale, sempre a contatto con diciamo, le persone del posto, per cercare di immergersi nella cultura e appunto in questo paese di cui avevamo tanto sentito parlare, ma che non ci immaginavamo mai essere in quel modo. E in più abbiamo trovato quest'altra associazione con cui, diciamo, abbiamo collaborato, l'Albero della Vita, e appunto loro sostengono tantissimi progetti in diverse aree dell'India, e siamo andati proprio a vedere con i nostri occhi i progetti che appunto loro sostenevano sul territorio, e diciamo ci siamo fermati. Queste missioni principali erano a Kolkata, dove c'era anche la sede dell'Albero della Vita, e l'altra nelle Sounderbars, che sono diciamo una parte abbastanza sperduta del sud dell'India, diciamo, nella parte diciamo molto remota e rurale dell'India. Ok. Che di remoto in India c'è poco. C'è sempre qualcuno, ovunque tu vada. Sì, sì, diciamo che le sensazioni in India ti si amplifica un po' tutto, a partire dalla vista, dall'olfatto, dal suono, perché sei perennemente pervaso, tutti i tuoi sensi sono perennemente pervasi di giorno e di notte,
E sì, quindi è stata un'esperienza totalmente, totalmente differente, ma non per questo, diciamo, meno bella. Di sicuro molto più stancante. E c'era anche più, diciamo, un filo di continuità lungo il viaggio, cosa che invece magari era diverso passando attraverso tutti quei paesi. C'era proprio un'evoluzione non solamente nella fisionomia delle persone, ma anche nelle usanze, nelle sì, appunto, nelle, nella morfologia del territorio. Lì sicuramente abbiamo visto molta varietà, ma ecco, in India il filo conduttore del caos era sempre presente. Certo, ma infatti parlavo con Laura del fatto che voi avete vi ha spinto questo ulteriore viaggio a diciamo donare appunto beneficenza, donare a questa Onlus che si preoccupa diciamo di civiltà al limite dell'India, correggetemi, in cui ci sono bambini che hanno disperatamente bisogno di un aiuto, che proprio sia psicologicamente che fisicamente, giusto? Voi avete visto con i vostri occhi queste situazioni? Sì, 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 assolutamente. Ah, vai, vai, Cri. Vai, Cri. Sì, 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 no, vabbè. A Calcutta abbiamo visitato proprio questo centro dove loro si prendevano cura di bambini con difficoltà motorie. È stato parecchio intenso perché, insomma, bambini con problemi veramente, veramente seri che hanno bisogno di un tipo di assistenza parecchio complicato e insomma, è importante, e lì non c'erano i mezzi per prendersi cura di questi bambini e l'associazione cercava in qualche modo di farlo, però il contesto era veramente a un livello bassissimo, per cui le famiglie erano di una povertà assoluta. Diciamo, culturalmente anche bambini con questo tipo di problemi non venivano visti, cioè le vicine pensavano, cioè era credenza popolare che chi mette al mondo un bambino come questo ha qualche problema, collegato alla religione, no? Esatto, sì, 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 o almeno a qualche cosa di spirituale, diciamo. Sì. E quindi, insomma, venivano emarginati e appunto, emarginati anche dalla comunità in un contesto di povertà assoluta come quello era veramente pesante. Abbiamo visitato le famiglie di due, mi sembra, di questi bambini e è stato veramente duro. Secondo me il tutto è stato anche reso ancora più pesante dal fatto che abbiamo scelto la stagione delle piogge la stagione dei monsoni, cioè non che l'abbiamo scelta, era l'unica possibile, certo, perché al tempo già tutti stavano lavorando e quindi abbiamo insomma fatto coincidere i giorni liberi di tutti e sì, era la stagione dei monsoni, quindi tutto quello che abbiamo fatto sotto crosciante di tremenda, cioè vedere queste famiglie, queste persone che povere a livello estremo e che vivono in case che non sono nemmeno case, e il tutto sotto l'acqua scrosciante che entra da tutte le parti, che allaga tutto, che rende tutto umido, appiccicoso, cioè ha reso l'esperienza tipo veramente, veramente, veramente intensa. E quindi secondo me ci ha fatto vedere quanto utile è il lavoro di questi ragazzi dell'Albero della Vita, perché insomma se c'è qualcuno che ha bisogno di una mano, quelli ce l'hanno. Sì. Assolutamente, e poi ragazzi come voi che sono riusciti anche attraverso il viaggio, che sicuramente è una modalità divertente, a portare tutti quei soldi veramente dal nulla a persone che lavorano sul campo è veramente insomma significativo, per questo ulteriormente per me è importante oggi parlarne con voi. Poi la cosa bella, scusa se è che ovviamente l'Albero della Vita, una volta tornati, ci ha fatto un resoconto di quello che effettivamente abbiamo fatto noi, tutti i donatori, per il Daycare Center, questo centro di riabilitazione in India. Con i 7.000 euro donati hanno ristrutturato la piscina fisioterapica, hanno acquistato dei nuovi
attrezzi proprio per la palestra, hanno fatto una tettoia proprio perché in quelle zone, come diceva Cristiano, quando è periodo di monsoni, queste famiglie di questi 50 bambini non hanno proprio protezione né dal sole, dal caldo, né dalle grandi piogge. Quindi, e questo dà un motivo in più e una soddisfazione in più, insomma, quello che abbiamo fatto è stato veramente... Quando anche vedi che effettivamente i tuoi sforzi hanno portato veramente a qualcosa, è molto gratificante. Assolutamente, è vero. Ci scrivono, vi scrivono, vi salutano, siete fantastici, ciao belli, insomma, avete dei fan che vi stanno seguendo. Vi chiedo, innanzitutto vorrei chiedere a Marco se è ancora vivo o se è ingessato lì. No, è che sì, ora. Eccoti. Allora, lo chiedo a te. Dimmi la litigata più grande che avete avuto durante il viaggio, magari ovviamente dettata da una difficoltà in quel momento, perché le litigate più grandi ovviamente si hanno proprio nei momenti di grande stanchezza. Esatto, bravo. Allora, io non so se mi ricordo una litigata così grande. Allora, meglio. Non so se mi ricordo una litigata così grande legata al viaggio, però posso dire che io sono famoso per essere rompipalle e quando non dormo sono proprio a livelli altissimi. E quindi, legato al fatto che la più grossa preoccupazione era quella di arrivare col pulmino e non di fermarsi in uno stato, quando guidavo qualcun altro io ero tipo sempre in ansia, attento è la buca! Poi quando guidavo io ovviamente me ne fregavo e pensavo di guidare alla grande. Quindi penso che... Abbiamo tentato un letto del fiume in Mongolia. Come quando ti sei infilato nel letto del fiume in Mongolia guidando. Ah, ecco! Sì. No, ci sono stati diversi sketch, però sì, no, comunque litigate penso soltanto di essere stato magari io personalmente asfissiante con la gente che guidava e quindi magari trasmetti una sensazione di ansia, poi passa col tempo, credo. Certo. Però più che litigate io ricordo qualche momento di tensione. Però non ricordo perché per quello che mi riguarda è stato così bello la preparazione del viaggio, cioè per me è stato così difficile arrivare a partire che il viaggio è stato facilissimo, perché una cosa che non si è detto prima è che quando abbiamo iniziato a preparare il viaggio è stato un anno in anticipo e viviamo tutti in città diverse. Massimo sì, addirittura al tempo studiava in Australia e non doveva partecipare. Nessuno di noi aveva un soldo bucato, non c'era uno sponsor, quindi e via tutti dovevamo preparare la tesi in quei mesi. Tutti dovevamo preparare la tesi, e quindi solo questo ci vorrebbe una vita raccontare. Però il fatto è stato che lo sforzo è stato così grande per arrivare a questo viaggio, è stato così incredibile, e che poi una volta in viaggio è stato un sogno, è stato veramente, non lo so, veramente una roba indimenticabile. E penso che lo possa confermare chiunque di noi che ha continuato a viaggiare in tantissime parti del mondo, è stato veramente qualcosa di unico. Bene, grazie Marco. Allora chiedo che cosa succederà ai ragazzi, ai Goodfellas Travel Team. Massimo, vuoi rispondere tu oppure Federico? Ditemi voi. Cosa succederà in futuro? Perché io sono pronta con le valigie e voglio partecipare assolutamente. Bene, bellissima domanda. Ma non lo so, un matrimonio forse. Ma rimane tra me e te, non ho capito. No, tra due componenti dei Fellas. No, io dico il prossimo viaggio. Ok, partiamo per piccoli passi. Iniziamo a ritrovarci tutti perché ultimamente non abbiamo avuto. Anzi, tra l'altro, scusami, diciamolo che voi in questa situazione, permettetemelo, grazie alla mia intervista, vi siete ritrovati dopo parecchio tempo. Sì, assolutamente. Siamo un po' sparsi nel mondo. Madonna. Sono a Montreal in questo momento perché lavoro qua. Poi abbiamo sempre qua vicino, il più vicino a me è Marco che vive a San Francisco, e poi vabbè abbiamo Fede che sta a Torino, è rientrato da poco a Torino e prima era in Russia, e poi Cristiano ora temporaneamente è a Castiglion Fiorentino, appunto vicino a Laura che abita a Rigutino,
e diciamo, però sempre in Italia, però siamo tutti molto farfagliati. Ah, scusate, a proposito di questo volevo dire che Cristiano, poco prima del coronavirus, era su una delle navi di Sea Shepherd come fotografo e ci tenevo a... Ciao Ale! Ci tenevo a sottolinearlo. La connessione non ce la può fare. Vabbè. Comunque, vabbè, è un'emozione incredibile stare sulla Sea Shepherd. Allora, chi è che mi chiude parlando di quello che succederà ai ragazzi, ai Goodfellas? Al prossima meta, dai. Ma io posso dire che sì, nei nostri sogni... Oddio, mi sono bloccata, non so. Nei nostri sogni sicuramente un altro continente da conquistare, si è parlato spesso del Sud America, così, quindi così a naso, ora siamo tutti appunto, come diceva, sparpagliati, quindi è un po' più difficile. Io poi ho anche un'altra situazione, quindi sarò un po' fuori dai giochi perché è in arrivo una bambina per un po'. Che bello, la tua piccolina che aspettiamo. Però siamo assolutamente, cioè l'Albero della Vita è un'associazione anche con cui siamo trovati benissimo, con cui lavorare è stato molto bello, essere loro ambasciatori, operano un po' in tutto il mondo e operano anche in Perù, ad esempio, con le donne dell'Amazzonia, quindi il Sud America sicuramente è un po' nei nostri sogni. Bene. Vediamo, diciamo, sicuramente anche vedendo quando sarà possibile viaggiare di nuovo, anche perché non è una cosa così scontata, purtroppo. Assolutamente, purtroppo è così. Vabbè, noi aspettiamo il prossimo viaggio, la prossima meta di così stravagante, ma soprattutto così generosa, perché questo è quello che avete fatto. Vi ringraziano, vi scrivono grandi ragazzi, è bello rivedervi, io sono molto felice. E aspettiamo notizie, ve l'ho detto, mi piacerebbe molto partecipare alla prossima. Assolutamente. Benvenuta. Grazie. Allora, un pulmino da 9 almeno, via. Esatto. Ci vorrà almeno un pulmino da 9 allora. Sì, ottimo. Poi io sono una grande guidatrice. Perfetto. Va bene, ragazzi. Allora, io vi saluto. Se volete aggiungere qualcosa, sono a disposizione. Beh, sì, abbiamo lasciato qualche repertorio, ecco, fotografico, un blog che avremmo dovuto manutenere, ma poi chiaramente non è stato così, e quindi ne approfitto per segnalare che ci sono delle foto bellissime, bellissime, fatte da Cristiano. Alcune per noi sono meravigliose. Per noi è chiaro che hanno un valore completamente diverso, però sono esteticamente... fantastiche. Perfetto. A prescindere, no? Che tu abbia partecipato o meno. E poi c'è un blog che è anche abbastanza simpatico, sia sul viaggio in India che sul viaggio verso la Mongolia, e ci sono alcuni sketch molto divertenti per chi vuole, non so, in questi giorni di mezza quarantena, fase 1 e mezzo, fase 2, non si capisce, magari, chi lo sa, spendere qualche ora così. Magari lo faremo anche noi per rinfrescarci la memoria. Mi sembra un'ottima idea, assolutamente. Bravi. Va bene, ragazzi. Allora, grazie di tutto. E... Grazie a te. Ciao a tutti. Grazie Ciao. A te, è stato bello rivedervi. Ciao. Ciao a tutti. Grazie, ragazzi. Grazie ancora. Ciao. 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 Ecco, finito. Mutatevi voi. Ok. Oh, che bello. Grazie Sara, ciao, grazie Paolo, grazie per aver scritto. Questi ragazzi hanno compiuto qualcosa di incredibile, di veramente romantico. E quindi siamo in attesa del loro prossimo viaggio. Dove porteranno i soldi la prossima volta? Chi lo sa, forse come ha detto Laura. Vabbè, comunque io ci sarò. Allora, domani è l'ultima puntata, domani ho un ragazzo speciale e niente, per cui siamo arrivati al termine anche di questo piccolo viaggio dentro la quarantena. Vi ringrazio, siete tantissimi, grazie ancora per tutti i vostri messaggi, ve lo dico sempre, scusatemi, continuate a farlo, ho bisogno dei vostri feedback e ci vediamo domani. Ciao a tutti e andiamo a bere!